Silvano. Ciao, ritrovato. La prima domanda era per capire esattamente le differenze tra l'anno scorso e quest'anno, perché mi sembrano due ritiri, almeno da fuori, molto molto diversi in quasi tutto. Se è così e se ce ne puoi tracciare. Ma le differenze dall'anno scorso qui non te le so spiegare perché non c'ero, sono arrivato dal nostro l'anno scorso e non ho fatto la ritiro. Posso parlare di quest'anno? Mi sembra che fosse arrivato contro me. No, no, non ho fatto il ritiro. Per quanto riguarda quest'anno, fin dal primo giorno abbiamo parlato con l'allenatore, ci siamo fissati degli obiettivi e il principale di questi era quello di cercare di fare meglio in ogni cosa rispetto allo scorso anno. Quindi a partire dal campo, dall'intensità messa ogni giorno in allenamento, la nutrizione, insomma un po' tutti gli aspetti che poi possono comportare passi in avanti dal punto di vista del risultato. E poi quello che erano ieri Pioli con grande onestà e forza ha detto noi ce la rifaremo l'Europa. È una settimana molto particolare, dichiarano che è stato l'anno, arrivate a 19 giorni di partenza, se ne parlate tra di voi, se non ne parlate. E se veramente diventa lo spartiacque della stagione questo 19 luglio? Ma noi arriviamo a 19 con grande serenità, perché comunque insomma non stanno a decidere, noi dobbiamo solo attendere la decisione che farà il TAS e quindi l'abbiamo in maniera serena. È normale che dal primo di luglio che ci siamo ritrovati stiamo lavorando in quella direzione, perché qualora dovessimo andare in Europa dobbiamo farci trovare pronti il 26, però nel caso in cui non ci si dovesse andare inizieremo con lo stesso entusiasmo perché vogliamo fare meglio dell'anno scorso. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Tu sei uno dei ragazzi dell'anno scorso, però nonostante tu sei ragazzino, tu eri molto aspetto, forse molti si aspettavano, essi forse non di più perché fanno molto, ma per una però un'esperienza in più. E oggi c'è però l'unico giocatore di esperienza cerebrale che è andato via, ecco secondo te questo centrocampo che l'attacco sembra disegnato, la difesa è sicuramente fatta. Centrocampo da ricostruire mancando Valli. E che ruolo vuoi? Perché tu sta organizzando il nome esterno destro, che era Nosa, poi giocato finalmente da centrocampista. E tenendo conto che esistano anche lo centrocampo, quindi ne credo che ora, per il momento, con Davo, con te, con Verdù. Che ruolo tuo esatto quale potrebbe essere? Cosa ti cambia? Il mio ruolo è quello che ho fatto dalla quinta, sesta giornata in poi dell'anno scorso. Ho sempre giocato da mezzala, che poi può essere 10 metri più avanti, 10 metri più indietro, però il mio ruolo comunque è quello di mezzala. E il mister infatti l'anno scorso a parte, come hai detto tu, le prime 5-6 partite, poi mi ha utilizzato sempre in quella direzione. Perciò io comunque poi sono a disposizione per qualsiasi cosa, però stiamo provando insomma nel 4-3-3, il mio ruolo è quello. Le tue ambizioni sono giocatore, come parli delle grandi ambizioni, sono giocatore della nazionale importante, quindi qual è l'obiettivo personale? Cioè, dentro questa Fiorentina che nascerà, quale può essere il tuo ruolo personale? Cosa chiedi tu a te, a te stesso? A me stesso la cosa principale, l'obiettivo principale che mi voglio porre quest'anno è quello di trovare più continuità all'interno della partita, non tanto all'interno del campionato, perché penso comunque alla fine che l'anno scorso è vero che sono state scritte tante cose, ma secondo me è stato il mio miglior campionato dei 6 che ho fatto in Serie A. All'interno della partita è vero che magari ogni tanto sparisco, mi prendo delle pause, che comunque un centrocampista non si può permettere, e quindi cercando di trovare più continuità durante l'arco dei 90 minuti sicuramente si riuscirebbe a dare un aiuto maggiore alla squadra. Grazie. Mangio. Ciao Marco, hai segnato 5 gol e hai fatto 3 assist, quindi è veramente un buon bilancio. Mi sembra uguale a quello che hai fatto con il Torino, no? È certo. Lo stesso. Ecco, c'è qualcosa in cui vuoi migliorare? Magari ecco, al tiro, sei arrivato diverse volte, però ti è mancato un po' di precisione, ti stai allenando per questo. E poi che cosa potrà cambiare con il 4-3-3? Questo è stato un modo di riferimento, pensi di trovare qualche beneficio o ci sono delle cose nuove che state facendo da questo punto di vista? Sì, 4-3-3 insomma come modulo comunque è quello dove ho giocato la maggior parte delle volte, perché anche a Torino comunque l'ultimo anno con gli Irish giocai nel 4-3-3, quindi insomma come modulo lo conosco bene e mi piace molto. La scelta, ho letto anche quello che ha detto il mister, è stata insomma per avere un attaccante in più e per cercare di finalizzare un po' di più. Quindi penso sia stata fatta in funzione di questo la scelta. Per quello che riguarda me, ti ripeto quello che ho detto prima, cioè, di cercare di essere più continuo e una volta che trovo le continuità,
continuità sicuramente può essere anche più incisivo. Brunella. Secondo me, a differenza dell'anno scorso, quest'anno dovremmo cercare di essere più continui, perché l'anno scorso è successo tante volte che magari facevamo 4, 5, 6 partite di fila molto buone, poi quando arrivava quella, tra virgolette, l'esame lo sbagliavamo. Poi magari può essere stata anche la penultima con il Cagliari, che è vero che è stata una partita insomma un po' strana, però dovevamo comunque cercare di vincerla, invece abbiamo completamente sbagliato, quindi insomma è stato un po' il bilancio di tutto il nostro anno, che comunque secondo me è stato molto positivo, perché essendo il primo anno ci può stare insomma anche a livello di esperienza di sbagliare qualche partita, però insomma dagli errori dell'anno scorso bisogna imparare e cercare di non farli quest'anno. Guarda, questo non te lo so dire, c'è un discorso che fa la società. Io dal mio punto di vista mi auguro che restino tutti quanti, perché comunque è un grandissimo gruppo. Io l'ho sempre detto, parlo anche con i compagni, è il gruppo più bello che sto vivendo da quando gioco a calcio. Quindi quello che mi auguro è che restino tutti quanti. Poi chi arriverà, non lo so, questo è un discorso che riguarda la società, ma sicuramente chiunque arriverà sarà benvenuto. Lorenzo, ciao. Senti, dal punto di vista che sei molto amico di Berardi, se fa il suo nome, non è che magari hai sentito per farlo bene a Firenze, o se ti piacerebbe vederlo con la maglia viola? Mi piacerebbe sicuramente, perché siamo come fratelli, noi abbiamo un rapporto che va al di là del calcio, ci conoscevamo già prima, quindi è un rapporto che va al di là del livello lavorativo. Poi se ci sia una trattativa o no, ti dico la verità, questo non lo so, è una cosa che posso per il mister, la società, non riguarda me. Ciao Marco, due cose. Tu giustamente hai detto che hai fatto una buona stagione, personalmente sono d'accordo con te, però a Firenze c'è costantemente insoddisfazione sulle diventi dei giocatori, perché secondo te si parla di te comunque di una stagione che per qualcuno non è stata soddisfacente? E la seconda cosa, te la chiedo sull'Europa League, tu non so se lo sai, ma sei il giocatore di questa squadra con più presenze in Europa. E se ti puoi, se hai qualche cosa da poter dare a questo gruppo, se la possibilità di disputare. Grazie. La seconda cosa non lo sapevo, che ero quello con più presenze. No, l'Europa comunque è sicuramente una competizione fantastica, perché ti misuri con squadre di tutti gli altri campionati, è sicuramente molto dispendioso, perché spesso ti capita di fare soprattutto nei gironi trasferte dove rientri alle 5 della mattina per preparare subito la partita della domenica, quindi bisogna essere molto bravi ad usare energie, però ecco, è sicuramente una competizione che fa sempre piacere giocare. Quanto riguarda il primo punto, ti ripeto, può essere il fatto del rendimento, poi perché alcune persone non sono contente bisogna chiedere a loro, secondo me non tanto a me, anche ieri, la partita di ieri che è stato, abbiamo giocato un tempo, ho letto delle cose che comunque non mi trovano d'accordo, cioè finché si parlava della prima partita non ero contento nemmeno io, perché io sono il primo a essere critico con me stesso ed ero il primo a non essere contento della condizione fisica, dal punto di vista tecnico e tutto. Però che venga criticato anche il primo tempo di ieri, secondo me a volte è un accanirsi e basta, per trovare una nota negativa e ne ho lette di cose su di ieri, poi va bene così, però io non sono d'accordo. Ultime due, Stefano e Mario. Marco, buongiorno. Dicevi il gran bel gruppo, il migliore in cui tu ti stai trovando nella tua carriera, dicevo, è un bel mix tra esperienza e tanta reata gioventù. Se tu avessi 2 euro in tasca, su chi potresti scommettere dei giovani tra quelli che avevamo e quelli che sono arrivati, che possa fare riduzione nella rosa della prima squadra fissa? Grazie. Allora, premesso che sono arrivati tutti quanti con la testa giusta, con grande voglia, hanno tutti grande qualità, però se dovessi dire uno ti dico Montieri, nonostante ancora un po' gracilino, un po' marronino, ci sta, che comunque è giovane, però secondo me c'è qualità incredibile, ho parlato anche con lui, ho detto di allenarsi sempre al massimo, perché secondo me può avere grande futuro. Grazie Marco, siccome ti vedo molto convinto di questa squadra, della Fiorentina naturalmente, del gruppo, ti chiedo
oggi sulla carta quante squadre migliori della Fiorentina? Se guardiamo a livello di giocatori e tutto quanto, sono d'accordo con quello che dice il mister, ci sono 5-6 squadre avanti da noi, però penso l'abbiamo dimostrato anche l'anno scorso, soprattutto in partita secca ce la siamo sempre giocata con tutti quanti. Il nostro obiettivo sarà quello di giocarsela con tutti quanti anche a livello di continuità e non solo in partita secca. Grazie. Grazie a voi.